Ciao a tutti i libri del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Prima che inizi il video vi devo dire un po' di cose. Innanzitutto ancora auguri per il nuovo anno. Mi volevo scusare perché si vede il microfono nell'inquadratura, però volevo renderla una cosa un po' particolare dei miei video, il fatto che si vede il microfono nell'inquadratura. Non lo so, tipo uno scenario che riconoscete subito, il microfono, magari i miei libri, la mia libreria, il mio sfondo, tutte queste cose qua. Infatti come vedete l'ho sistemato, ma non è questo quello che vi devo dire. Innanzitutto voglio dirvi di lasciare un mi piace subito. Adesso lascia mi piace, lascia mi piace. Bravo, l'hai fatto. Perché, come vi avevo promesso nello scorso video, sparsi per tutto il video ho messo i vostri consigli, i vostri commenti divertenti riferiti al video. E se volete che questa cosa continui, lasciate un bellissimo mi piace. Altra cosa, ragazzi, la top fan uscirà presto. Non uscirà i primi del mese, perché per me il vincitore, dato che sono giorni di festa, è difficile incontrarci per registrare, ma tranquilli, uscirà appena riusciamo a registrarla. Appunto, lo scorso mese è saltata per motivi che vi dirò nel video, tranquilli. E inoltre presto uscirà un vlog, dove per gli iscritti più nuovi, nei vlog parlo un po' delle novità, un po' delle cose che voglio fare e poi alla fine rispondo alle vostre domande che mi avete fatto nell'Ask Charlie, così si chiama il vlog precedente. Quindi niente, vi lascio al video, mi raccomando, lasciate un mi piace, un bel commento se li volete vedere, se volete vedere i vostri commenti nel prossimo episodio, vi lascio al video. Buona visione! Ciao a tutti i miei del tubo, sono Charlie e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati qui sulla JavaCraft e abbiamo un bel po' di cose da fare, ragazzi. Mi sono stipata una lista di tutte le cose che abbiamo da fare e sono davvero davvero tante. Allora, oggi volevo fare un po' d'avventura, quindi ho messo il waypoint di un vulcano che dovrebbe essere da... Ops, ok. Dovrebbe essere tipo da quella parte, non mi ricordo. Mi sa di sì. Ah no, dall'altra parte, scusate, avete ragione, dall'altra parte. Eccolo, lì c'è un vulcano e voglio andare ad esplorarlo anche perché ci serve esperienza. Come vedete mi sono fatto un piccone di diamante, ho già sprecato un bel po' di usi perché ho preso l'ossidiana, che ci servirà per andare sia nel Nether sia per fare l'enchanting table, perché dobbiamo fare questa cosa che adesso vi farò vedere. Enchanting plus, che è questa qui, ci serve l'enchanting table e tutta questa roba. Infatti dovremo trovare anche uno squid, però vabbè. Ho fatto questo e niente, adesso dobbiamo craftarci l'armatura. Aspetta, allora ci facciamo tutta l'armatura completa in diamante e ci facciamo anche la spada. Perché per andare in quel posto, quando c'ero passata, non mi ricordo cosa stavo cercando, avevo visto che ci sono un bel po', di mob. E la cosa non mi piace per niente, ragazzi, non mi piace. Poi mi sono craftata questa workbench backpack, che si crafta così, niente di difficile, che ci permette di avere una crafting table portatile. E qua possiamo metterci anche della roba, per esempio questo, questo, insomma, della roba a caso, mettiamoci anche diamanti. E inoltre mi sono craftata anche questa ascia di zaffiro perché volevo provarla. Ed è un'ottima ascia, infatti spacca molto velocemente le cose di legno. Adesso vi faccio vedere, aspettate, non voglio spaccare casa, quindi prendiamo un albero di quelli qui. Oh no, oh. Vai via, allontanati. Allora, ragazzi, adesso facciamo parte dell'altra fazione. Perché volevo far parte della fazione verde? Perché vi ricordate, nel primo episodio facevo parte della fazione verde. Poi non so perché. Oh, grazie. 600 usi da. Oh, è più forte di una spada di diamante. Oh, grazie. Oh mio Dio, non ci credo. Non avevo mai incontrato uno zombino su. No, dai, non l'avevo mai incontrato. Che figata. Comunque, ora vi faccio vedere quanto è veloce. Vedete, è velocissimo. In un attimo. Mi ha buttato giù l'albero, però non, cioè, la Tricapitator non me lo considera come un'ascia e quindi non mi butta giù. Oh, grazie. Vedete, adesso non mi attaccano più. Però mi attaccano i creeper, ok, via 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 via. Ok, ora è giorno e possiamo andare. Sì, possiamo andare, ci teletrasportiamo perché è tutto più veloce. Tanto ho messo tutti i vari waypoint perfetti. E andiamo. Io direi di mettere qua sotto dei blocchi che ci permettono di salire più in fretta. Che cosa? Ah, ecco. Io so che appena mi avvicino a determinate pressure plate, facciamo così, facciamo una cosa un po' più stealth. Stealth ora, una cosa un po' più intelligente più che stealth. Io non ho portato tanto legno, però no, non si può fare. L'hanno pensato apposta. Va bene, allora dovremo affrontare
questo posto affrontare ora. Non so se si possa dire così. Allora, piano piano. Andiamo di qua. E la cesta è vuota. Mi prendo in giro. Dai, che schifo è. Perché la cesta è vuota? Lava. Questa cosa non mi piace. Meglio prendere questi secchielli. Non si sa mai. Ecco, appunto. No, 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 no. Perfetto, perfetto. Meno male mi sono accorta della trappola. Adesso proviamo a salire, perché io avevo visto dei blaze l'ultima volta che l'ho passata. In effetti, se ci pensate, la cosa ha senso. È un vulcano. Ha senso che ci siano dei blaze. Però, ora io non ne vedo. Qua ci sono degli stupidi spawner di zombie. Li disattiviamo in un secondo. Ok, questa redstone lamp. Ah, mi sa che adesso dobbiamo fare parkour. Sì, mi sa che questo ora è parkour. Tipo. Sì, parkour, ragazzi. E io non sono molto brava nel parkour. Cavolo, non ho portato cibo. Dio, sono un idiota. Ok, piano piano, ragazzi. Sento già rumore di blaze. Sentite, io non so perché sto facendo parkour. Perché non siamo in una mappa. Non devo per forza. Sono un idiota, ragazzi, davvero. A volte io credo. Oh, cavolo. Ciao, ciao, ciao amore, ciao, 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 ciao. Innanzitutto, chiudiamo qui perché non mi piace. Ok, perfetto. Vai, vieni di qua. E ora dobbiamo salire a sconfiggere quello che sta quassù. No, ancora niente blaze. Adesso ci sono scheletri. Anche questi facilmente uccidibili. Se uccidibili si può dire. Ok, ora si sale, ragazzi. Oh, oh. Che cacchio. No, si è acceso il portale. Siamo nella 1710. No, ragazzi, ho già il portale del Nether praticamente. Solo che è un problema adesso. Mi hanno acceso il portale, quindi se lo attraverso vado nel Nether. Ma io non voglio andare nel Nether. Che figata. Ok, allora non dobbiamo più minare l'ossidiana, ragazzi. Siamo messi a posto. Oddio, un portale lo dovrò rifare, perché dovrò rifare quella cosa che avevo nella vecchia serie. Però per il momento siamo a posto. Quindi adesso sappiamo già cosa faremo nel prossimo episodio. Lasciamo il waypoint portale. E lo mettiamo ovviamente viola. Però adesso come passiamo? Non so se correndo. Sì, correndo non me l'ha preso come portale, perfetto. Quindi ora devo cercare di... maledizione, aspetta. Vai. Sperando che non me ne accendano altri. Ok, l'ho preso, l'ho preso. Togliamo questo dispenser da qua. Cavolo. Devo uccidere quel blaze. Altrimenti non posso passare. Se non uccido quel blaze, non si passa. Ok. Ok. Aspetta un attimo tu. Vai. Ho tolto il coso qui. Sono un idiota. Ok, 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 ok. Ci sono, ci sono. Ci sono, ci sono, ci sono. No, oh, 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 oh. Dio mio. Ok, ragazzi, ok. Questa cosa non va bene, questa cosa non va bene. Dobbiamo mettere le torce, le torce, le torce, le torce. Non voglio distruggere gli spawner, perché ci serviranno tantissimo per la mod della Organics. Siamo morti, ragazzi, siamo morti, siamo morti. Ecco, appunto. È una cosa assurda, ragazzi. Ci sono... un miliardo di blaze qui. Ho messo le torce, spero che bastino. Cerco di ucciderne il più possibile senza morire, ma la vedo davvero davvero dura. Ah, maledizione, dovevo portarmi una pozione di fire resistance. Ok, sono pochi, sono pochi. Mettiamo le torce, mettiamo le torce, mettiamo le torce. Oh, sì, vabbè, ciao, ciao, ciao. Ok, ci conviene salire. Salire prima che... ecco, sono spawnati altri blaze. E io ho finito i blocchi. Cazzarola. No, no, no. Non va bene così. Non va bene così. A proposito, lì c'è della redstone. Ok, devo usare questi blocchi. Devo prendere questi blocchetti qua e usare questi. Però non so perché non mi si disattivano gli spawner. Continuo a spawnare roba da sti piccoli spawner malefici. E non so come bloccare lo spawning. Perché ho messo le torce ovunque, ma evidentemente con i blaze non funziona. Non lo so. Ok, qua in cima ci sono questi blocchi di smeraldo. Li prendo. Perfetto, possiamo anche andare via adesso. Devo dire che è stata abbastanza buona come esplorazione, perché abbiamo trovato gli spawner di blaze e abbiamo creato il portale del Nether, che ci servirà la prossima volta. Ci servirà molto la prossima volta. Poi tutte queste blaze road ci serviranno sia per fare... oh, 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 oh. Allora, non ci siamo capiti, non ci siamo capiti, non ci siamo capiti. Dove cacchio era che ci scendeva? Di qua, di qua, di qua. Fatemi scendere, fatemi scendere.
Fatemi scendere, fatemi scendere. Porca miseria, oh. Dove si scendeva? Da che parte? Di là, di là, di là, di là, di là. Ok. Ok, ci siamo, ragazzi. Che cazzo è successo in questo posto? Cos'è tutta sta nebbia strana? Ah, sta piovendo, giustamente. Comunque, dicevo, è stata una buona esplorazione perché innanzitutto torniamo a casa. Waypoint, casa, ok. Perché innanzitutto abbiamo trovato tutte queste Blaze Rod che ci servono sia per fare questo, guardate, questo, l'Ender Eye. Devo solo trovare un Enderman, o forse ce l'ho da qualche parte dell'Ender Pearl, non ricordo. Sia per fare questo, sia perché vi ricordate la mod che ci permette di crescere gli ore? Ecco, ci servivano tantissime Blaze Rod, quindi quello spawning lì ci è servito tantissimo. Tutti questi smeraldi non so se ci serviranno, a meno che non aggiungo una mod, tipo la Emerald Mod, che appunto mi permette di rendere utili gli smeraldi, ma non lo so se la aggiungo, perché comunque boh, poi è troppo pieno di mod che aggiungono armi. Già ho la Morse World, non so se... Vediamo un attimo. Usage. Possiamo costruire questo Biome Radar, che sembra davvero figo. Sì. Ah, quindi c'è... Ah, le aggiunge la Bettercraft. Sembra anche abbastanza buoni. Vediamo un attimo la spada. Si può fare la spada... 7, come il diamante, però mi intriga questo. Vediamo un attimo di craftarcelo subito. Lì c'è un mago e io non ho molta vita, aspettate. Devo prima farmi un po' di vita. Lo so che sto mangiando delle rotten flesh, però non ho nient'altro. Vediamo un attimo. Ciao mago. I maghi droppano sempre cose molto interessanti, quindi ci conviene ammazzarlo. Ok, stavo per l'ennesima volta uscendo dalla parte sbagliata, però non importa. Andiamo un attimo a prendere la redstone, che è lì. Lì c'è una strega. Che cazzo ci fa qua una strega? Muori. Non fa nemmeno rumore. Oh, mi ha dato una pozione di healing. Me la tengo, non si sa mai. No, forse è meglio che l'abbiava adesso, perché... Ok, perfetto. Oh, ciao, tu non mi fai del male. No, tu sei mio amico adesso. Prendiamo un coso di redstone e vediamo un attimo questo biome radar a cosa può servire. Ce lo craftiamo. Vediamo. Biome radar. Boh, non ne ho idea. Se qualcuno di voi sa a cosa serve il biome radar, me lo scriva, perché sono molto curiosa. Sembra interessante, ma non so cos'è. Nope. Oh, lì c'è un tipo della squadra avversaria, però io come al solito non ho cibo. Ah no, ce l'ho il cibo. Aspettate, ora lo combattiamo perché... lo combattiamo perché anche loro droppano cose sempre molto interessanti. Quindi prendiamo un attimo sto cibo. Non so perché prima ho mangiato la rotten flesh se avevo sto cibo qua. Cioè, me l'ero dimenticata, ma sono stupida. Comunque, dov'è quel mago cattivo? Andiamo subito a vedere. Non è un mago, però vabbè. Vieni qua tu. Vieni che ti apro in due. Hai le frecce tu, brutto stronzo. Oh, già sei morto. Uccidiamo anche i mage. Vai, uccidilo, uccidilo. Ok, bravissimo. Vedete, siamo della stessa fazione. Non hai ucciso il mage? Oh, dovevi uccidere lui? Perché lagga? No, non laggare. Ecco, infatti mi ha droppato questa cosa strana, che però sembra molto interessante. Anche lui mi ha droppato qualcosa. E adesso uccideremo anche lui. Vai, ammazzalo, ammazzalo. Aiutami, amico, aiutami. Aiutami, amico. Amico! Non stare là a guardare, amico di merda. Ok, grazie. Poi off camera sistemerò alcune cose. Rifarò la parte dove stavano le chest qua giù. Sistemerò la crafting table con tutti i libri. Infatti ho trovato nel villaggio, a fianco a quello che sto costruendo io, una cosa piena di librerie. Userò quelle librerie per fare la parte dell'enchanting e tante altre cose. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Lo spero davvero tanto. Se è così, lasciate un bel mi piace e lasciatemi tanti bei consigli. Noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.